Nonostante siano passati quasi 70 anni dalla chiusura dell'esperienza fascista, ancora oggi in Italia affrontare un discorso sul ventennio sembra un'operazione non certo priva di ostacoli. È da poco uscito un libro interessante intitolato Fascisti di celluloide, la memoria del ventennio nel cinema italiano dal 45 al 2000, edito dalla casa editrice Marsilio. L'autore, Maurizio Zinni, è qui con noi e vorremmo iniziare la nostra intervista chiedendogli quale importanza occupi nel lavoro di ricostruzione storica una fonte come quella cinematografica. Credo che sia palese agli occhi di tutti come, in una società come quella odierna, l'immagine, sia essa fissa o in movimento, quindi sia quella fotografica sia quella cinematografica, intendendo con questo termine sia i film di finzione che i film documentari di montaggio, abbia un ruolo centrale. Uno dei più grandi storici di questo del secolo scorso, George Mosse, sosteneva che il Novecento è il secolo delle immagini, e noi certo non possiamo dargli torto. In questo senso il cinema, che nasce tra la fine proprio alla fine dell'Ottocento, ma che, come dire, in maniera molto rapida si diffonde sul territorio e diventa probabilmente a partire dagli anni 10-20 il principale mezzo di comunicazione per oltre 50 anni, diventa, credo a tutti gli effetti, una delle fonti principali per studiare l'evoluzione della società. L'evoluzione della società e del corpo sociale in relazione ad alcuni temi importanti. Come diciamo all'inizio di questo studio, del mio studio, l'obiettivo qual è? Non è quello semplicemente di inventariare, di catalogare una serie di film che parlano del ventennio. L'obiettivo è appunto quello di utilizzare questi film realizzati fra il 45 ed il 2000, quindi in un arco di tempo molto ampio, oltre 50 anni, per cercare di capire come appunto la società italiana di volta in volta si è mossa nei confronti di un'esperienza storica come appunto quella del ventennio fascista, e come appunto il confronto fra la società italiana e questa esperienza storica sia stato di volta in volta segnato da una serie di influenze provenienti dal contesto politico, sociale, culturale, che non erano costanti, ma che appunto tra il 45 e il 2000 si sono evolute, sono cambiate, si sono sovrapposte e hanno contribuito in maniera evidente a sedimentare nella coscienza collettiva e nell'immaginario collettivo, per quanto questo termine insomma vada incontro necessariamente a tutta una serie di puntualizzazioni, che cosa? Un'immagine o una pluralità di immagini del fascismo. Non stiamo parlando di immagini, di rappresentazioni che necessariamente affondano la loro origine in uno studio approfondito, in un'analisi critica dell'esperienza storica, del fenomeno storico in sé, ma appunto che di che cosa? Parliamo di immagini e di rappresentazioni che si basano molto spesso su delle semplificazioni unanimemente accettate, su dei luoghi comuni, dei topoi ricorrenti. E questo aspetto però, come un altro grande storico diceva, purtroppo scomparso, che è Niccolò Zapponi, è importante dare in questo caso un peso anche storico e scientifico, appunto alla banalità, perché in realtà la maggior parte della società italiana, fin dall'immediato dopoguerra, ha costruito il proprio personale confronto con il fascismo non attraverso delle griglie interpretative provenienti dagli storici, dalle grandi ricerche scientifiche in questo senso, che fra l'altro hanno incominciato a vedere la luce soltanto verso la metà degli anni 60, ovviamente per questioni di archivi, ma principalmente su che cosa? Sulle immagini veicolate da questi mezzi di comunicazione di massa, e quindi appunto ha costruito un proprio fascismo, io lo definisco un fascismo della mente, che aveva sì degli elementi presi da un'effettiva conoscenza del periodo storico, ma un numero ben maggiore di spunti e coordinate di riferimento che in realtà con un vero e proprio approfondimento di quel contesto storico e di quel fenomeno storico aveva poco a che fare, appunto delle semplificazioni, delle banalizzazioni unanimemente accettate che hanno accompagnato la società italiana dall'immediato dopoguerra fino ai giorni nostri. Ecco perché mi è sembrato evidente, per fare uno studio di questo tipo, basarmi su una fonte come quella cinematografica, ben sapendo che la fonte cinematografica, come tutte le altre fonti utilizzate dagli storici, e parlo da quelle, come dire, usate maggiormente, parliamo quindi delle fonti di archivio, dei documenti di archivio, no?
come dire, ha i suoi pro e i suoi contro. Nessuna fonte documentaria dice la verità. Ci permette di arrivare forse, di avvicinarci, non alla verità, ma a un'interpretazione il più possibile vicina a quella che è la verità. Quindi la fonte cinematografica, come tutte le altre fonti, deve essere oggetto di un'attenta analisi e deve essere, come dire, consultata ed interrogata utilizzando dei criteri rigorosi, appunto scientifici. In questo senso non differisce assolutamente dalle fonti tradizionali per la storia contemporanea. Certo, però, richiede una conoscenza che è particolare. Cioè, richiede necessariamente una conoscenza della storia del cinema, una conoscenza delle tecniche cinematografiche, perché solo attraverso questo passaggio essenziale si può, come dire, penetrare e capire veramente cosa il documento filmico può dire allo storico dell'età contemporanea. Quindi, come dire, ci sono i pro e i contro, ma come in tutte quante le fonti storiografiche, sta allo storico saperle interrogare in maniera compiuta e intrecciarle assieme ad altre fonti per cercare di fare una ricostruzione che sia la più attendibile possibile. Nel caso del testo, ad esempio, di questo studio, la fonte principale è ovviamente quella cinematografica. Queste oltre 150 pellicole realizzate in Italia fra il 45 e il 2000. Ma, come dire, è la fonte principale, ma deve essere necessariamente supportata da tutta una serie di altri elementi che permettano un approfondimento maggiore, una comprensione maggiore di questa fonte. E quindi le altre fonti cosa sono? Sono gli articoli di giornale, sono le recensioni, sono le interviste dei registi, degli sceneggiatori, delle persone coinvolte nella realizzazione, degli studi dell'epoca e anche a noi più vicini sulla storia del cinema, sulla storia contemporanea, le interpretazioni storiografiche, i testi e gli articoli sul dibattito culturale in Italia a partire dal 45 fino ai giorni nostri. Insomma, come ogni seria ricerca storiografica dovrebbe fare, anche questo lavoro, ma credo la maggior parte dei lavori che si occupano della fonte cinematografica come fonte per la storia contemporanea, utilizza una serie di elementi per costruire una teoria storiografica forse eccessiva, però un quadro, un'interpretazione storiografica che sia il più attendibile possibile.